Madrid continua a missione di Palma Palmariggio dottor Sergio Piccin, quale richiediamo le sensazioni? Ormai da molti anni, io faccio già il sindaco da sesto anno, quindi è un rincorrersi continuo di emozioni, anche se in questi anni abbiamo cambiato spesso questo modo, prima dell'incontro, poi dal divieto assoluto e poi dal pellegrinaggio dell'anno scorso, quest'anno si trova la soluzione, quella di ritornare all'antico, quindi tornare alla storia, quella di andare direttamente col popolo e anche col simbolo, quindi con la Madonna della Palma, la nostra protettrice, direttamente sul santuario a prendere, quindi a celebrare la Santa Messa e a prendere e portare qui nella nostra comunità la Madonna di Montevergine e tenerla qui ospite poi domani la festa e riaccompagnarla successivamente la domenica successiva. Sembra che è stata una soluzione accolta benissimo dalla gente, accettata, e quindi ringrazio a nome di tutta la comunità di Palmariggio anche il Vescovo che ha accettato benevolmente questa soluzione, rifacendo ritornare in tutti e in tutto il paese una sentita devozione nei confronti della Madonna della Palma, ma anche della nostra protettrice, quindi ma anche della Madonna di Montevergine. Questo sentimento che ormai è sentito e si può notare dal calore della gente, della partecipazione commossa a questa celebrazione, veramente con tanto affetto verso la Madonna, e quindi è una tradizione che continua, che secondo me può anche migliorare e quindi che dovrà continuare in questo modo per il futuro. Dopo un anno qui a Palmariggio cosa è cambiato? È cambiato molte sensazioni, cioè da prima sempre quel vuoto che ormai quel decreto che aveva portato un malumore, un malcontento nella popolazione, sembra che in questi ultimi giorni, perché la festa è stata trovata, questa soluzione, negli ultimi giorni ha riportato, come dicevo prima, l'entusiasmo. Quindi un anno così e così di malcontento, di dubbi sulla effettiva possibilità di continuare questa tradizione, che penso che stasera si è risolto molto molto bene con l'entusiasmo che abbiamo potuto vedere da parte di tutti e di tutta la gente. Sul fronte ai servizi, quali sono i problemi da risolvere qui nella città di Palmariggio? Ma come servizi, soprattutto adesso l'interesse maggiore è quello di sviluppare il santuario. Ecco, avevamo bisogno che in questo paese ritornasse l'armonia, e l'armonia proprio per così tutti insieme, chiesa, istituzioni e la gente, e fare un sacrificio e quindi per dare un là in più allo sviluppo del nostro santuario. Guardo i servizi nella nostra comunità, penso di aver fatto passato dei passi avanti con l'impianto depurativo funzionante già da 3 anni, quindi ai servizi igienici è molto molto bene. Stiamo lavorando anche per gli anziani, pensiamo di poter dare, oltre l'assistenza che già diamo a livello ambulatoriale, anche un'assistenza domiciliare ai nostri anziani. Pensiamo di lavorare in questa direzione. Riguardo all'entrata turistico, qual è il futuro per Palmariggio? Per questo noi effettivamente abbiamo già aderito come comune, anche se ancora non abbiamo grandi strutture, però al progetto BIT, quindi abbiamo partecipato alla Borsa Internazionale del Turismo a Milano, quello promosso dalla Camera Commercio e dalla provincia, abbiamo aderito insieme ad altri comuni e abbiamo già fatto conoscere la nostra comunità, quindi il castello, le chiese e soprattutto, ripeto, il santuario, e anche fuori da Palmariggio e quindi anche a livello internazionale. Speriamo. Sappiamo di non essere mai la prima del mondo con Dio. Dio è troppo tanto per noi. Amen.
Appartiene. Benedici tutte le famiglie che vi abitano. Volgi la tua premurosa attenzione verso quelli che, e sono tanti, lontani, sono qui con la mente, con la nostalgia e con il cuore. A tutti i sofferenti porta la tua consolazione. Ai fanciulli una tua carezza. Ai giovani l'entusiasmo per credere nei valori e su essi costruire il loro futuro incerto e nebuloso. A tutti porta serenità e pace. Qualche avviso prima della benedizione: domani la messa prima suona alle 7, inizia alle 7:30, seconda suona alle 11:15, inizia alle 11:15, e a mezzo onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo, con la protezione e la benedizione della Madonna, che invochiamo con tanti titoli, ma noi in particolare con il titolo di Madonna della Palma e di Madonna di Montevergine, tornate alle vostre case, buonasera e buona festa a tutti. Thank you.
internazionale. Speriamo che, ma già si vede che c'è un grande flusso di turismo su Montevergine, quindi speriamo di poter sviluppare soprattutto lo sviluppo nell'interno e quindi a visitare delle enormi strutture, ma anche delle cose antiche, quindi castello, ripeto, chiesa, anche creare un pellegrinaggio tra Montevergine e i monumenti che anche a Palmariggio, quindi menhir e altre chiesette rurali che ci sono. Grazie. Grazie a voi.